capacità di spostamento diversa. A corta distanza, quello che stiamo facendo sono tanti esempi. Ma c'è uno sui calci? Uno sui calci? No, il modo di partire, appunto, il modo di colpire sui calci è uguale scendendo, in rimbalzo o con di acqua. Fanno comunque male, anche questo a corta lunga distanza, anziché sempre. No? Poi si sistemano appunto tutti questi caricamenti sotto sopra e i chiotai, ci riusciamo oggi però, poi vanno a colpire sulla teoria dei quattro cancelli. La teoria dei quattro cancelli dice che se io faccio questo, quella gamba è vuota. No? Come voto questo, voto questo, perché divido in quattro cancelli il corpo, quindi so in base a che parte attivo, che parte non è attiva. E quindi vado a colpire sui quattro cancelli. Quindi come faccio questo, si è aperto questo. Quindi una volta cominciata la combinazione, vado avanti sui vuoti dell'altro che si accendono, e l'altro viene stabilizzato perché colpito sempre sul vuoto. Chi sono i chiotai? I chioghi agiscono invece sul vuoto della mente. Cosa significa? Che lui qui ha la mente piena, ma colpisco un punto vuoto del corpo, mentre nei chioghi colpisco quando la sua mente è vuota, che è ancora peggio. Poi cosa faccio? Collego i chiotai con i chioghi assieme. Quindi agisco sui vuoti del corpo e della mente in costante combinazione. Una dietro l'altra. Vabbè, sarà morto quello. No. Quanto dura? Però diciamo che un torneo, quello che volete, l'altro comincia, non riesce più a contenere e la sua mente se ne va. Quindi dice, non capisce, cioè, non riesce a ragionare, colpito sul vuoto, non riesce a trovare una quadra e si chiude. Quindi l'hai demolito qui e qui. No? Che è un po' la teoria dello Kyoshin. Che Kyoshin, che sono gli attacchi dello spirito, in cui veramente fatta breve, i chiotai sono finte, i chioghi agiscono sui piedi vuoti, i kyoshin agiscono sullo spirito, cioè ti spavento, tu non ragioni più, ti chiudi, basta, no, cioè, ti prego, finiscila perché non, ho perso completamente il mio spirito. E si agisce facendo, sono strategie che si uniscono di chiotai e chioghi, in cui io demolisco l'altro. Gli spacco l'assetto centrale, gli tolgo il centro, gli tolgo il fare pensare, gli creo paura e non gli do tregua di ragionamento e quindi gli sto cambiando lo spirito, che non si fa mai perché la paghi anche a livello energetico, stai cambiando lo spirito di una persona. Quindi se proprio dovessi per la vita questa cosa, ma in quel punto ti uccido, faccio prima, no? E non si usa più, ma la teoria è che proprio io ti modifico lo spirito. Ti spezzo l'asse, ti spezzo il centro, ti spezzo la struttura e ti spezzo la mente, no? Cioè devi essere demolito, tu non devi far più del male a nessuno. Facciamo dopo, no? Scherzo. Adesso pausa pastiglia e poi mettiamo in combinazione e vediamo come lavora.